questo qua. Ecco. Allora, buongiorno a tutti. Questa è una diretta che abbiamo fortemente voluto anche in base alle indicazioni che voi stessi ci avete dato, vale a dire che ciascuno di voi aveva una serie di domande che chiaramente erano personali, ma poi si ripercuotevano su dei dubbi, delle esigenze che avevano tantissime persone. Abbiamo pensato quindi di trovare un professionista che potesse rispondere a queste vostre domande e provare a organizzarle, cosa non facile. La riforma dello sport, come ci dirà il professor Fraternali, è un work in progress, l'ultima è di ieri sera, ma poi ci dirà lui, ci dirà bene quali novità stanno intervenendo. È sicuramente una materia che porterà a uno sconvolgimento di quelli che sono tutto quello che avevamo vissuto fino adesso all'interno dello sport, delle ASD e tutte le altre forme di associazionismo sportivo, quindi quella che è stata chiamata una riforma copernichiana proprio, perché d'ora in poi non sarà nulla esattamente come era prima e quindi non va sottovalutata, va capita, non bisogna averne paura, bisogna solamente entrare dentro ad alcuni meccanismi. Il professor Fraternali, che è docente di diritto tributario sportivo, Oh, diritto societario sportivo, diritto societario. sportario sportivo, scusa, presso l'Alma Mater. Oltretutto è un professionista che si occupa di associazioni da tantissimi anni e tenterà, anzi sono sicuro, conoscendo Fabio, cioè, di dare risposta ai tantissimi quesiti che sono arrivati. Questo è un tipo di dialogo che però vorremmo non si fermasse qui, nel senso, certamente ci saranno ulteriori dubbi, potete continuare a scrivere alla mail di FIF per domande, perché certamente ci sarà spazio per ulteriori webinar di approfondimento, per cui potete tranquillamente continuare a scrivere quelle che sono le vostre domande e anche in un futuro collegamento Fabio Fraternali potrà andare a rispondere. Ci sarà una prima parte indispensabile dove il professor Fraternali esporrà i concetti base della riforma e già all'interno molti di voi troveranno risposta alle domande che avete fatto. Dopodiché andremo proprio nel concreto delle vostre domande e a questo punto magari Fabio Fraternali avrà bisogno di scorrere le slide, quindi con un salto da un argomento all'altro, però questo perché volevamo seguire l'ordine cronologico con cui sono arrivate la maggioranza delle domande. È logico che alcune domande si ripeteranno, per cui no, non staremo a rispondere compiutamente se l'abbiamo già fatto. Diremo, come già detto, questo argomento è già stato sviluppato. Sappiamo che la maggioranza di chi ha scritto non potrà essere presente in diretta adesso, in questo momento, ma siccome questa registrazione rimarrà sui social e andrà anche su YouTube, quindi vuol dire che la potrete rivedere, verrà scaricata, immagino, tantissime volte. Non voglio portarvi altro tempo perché cercheremo di essere il più sintetici possibile, ma l'argomento non ha comunque bisogno del suo tempo. E lascio la parola al professor Fraternali. Bene, grazie, grazie a tutti, grazie alla Federazione Italiana Fitness che mi coinvolge in questo periodo costantemente. Ringrazio naturalmente il responsabile, uno dei responsabili che mi ha appena presentato, che è l'amico Marco Liri, col quale immediatamente vado in conflitto nel sostenere che non ci sarà nessuno sconvolgimento. In realtà, lo dico sorridendo,
ci saranno dei cambiamenti, ma è altrettanto vero che appena inizierò a entrare nel merito della normativa vi renderete conto che sarò portatore come Babbo Natale di grandi e preziose novità in positivo. Che tutto non sarà come prima, è probabile, ma ci saranno dei cambiamenti, per quanto vi dirò in corso di trattazione, che via via, con un atterraggio morbido, vedrete che andremo a seguire quanto il ministro ci ha proprio ieri sera definitivamente detto. Che sia un dialogo tra noi è inevitabile, perché purtroppo un'ora e mezzo con voi sarà veramente risicato il momento del dialogo, per cui avrete pazienza se salteremo un po' da una parte, un po' dall'altra, anche per rispondere ai quesiti numerosi che avete fatto. Sulle mail condivido che possiate continuare a scrivere, sugli ulteriori webinar mi auguro che ancora già prima di Ferragosto potremo farne un altro, poi lo decideremo. Sulle slide in effetti salterò un pochino, come ho già ripetuto, da una parte e dall'altra, quindi voglio dire, non aspettatevi uno sconvolgimento, perché non è così. Io quello che voglio solo sostenere è che c'è un cambiamento in positivo. Il mondo dello sport finalmente, dico dopo 40 anni, finalmente lo ripeto, dopo 40 anni avrà il ruolo che si merita, un ruolo importante, un ruolo che va ad inserirsi in un contesto economico vero e proprio, perché io credo, insieme a molti altri, sono un cultore della materia, ma in investimento, cioè il mondo dello sport con il prodotto interno lordo che produce deve avere un ruolo economico, ma attenzione nell'ambito della specificità che la legge delega dell'8 agosto 2019 numero 86, in particolare l'articolo 5 seguenti, vuole proprio avere, cioè lo sport deve avere un ruolo nel mondo economico, ma nell'area di una specificità, e che voglio definire anche come un ruolo che debba essere, come dire, tenuto con un particolare attenzione, perché comunque il mondo dello sport è nell'economia, ma anche nell'istituzionalità, nella divulgazione dei buoni principi e delle regole. Lo sport, fino a prova contraria, deve avere questo ruolo, diciamo, sociale importante, al quale il legislatore ha voluto comunque riconoscere, e anche con questo legge delega 86 e con tutti i successivi decreti legislativi che l'hanno via via modificato. E prendo spunto dalle parole di Abodi di ieri sera nel presentare questo decreto legislativo, che tengo a sottolineare dovrà per ragioni ovvie essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, quindi quello che andremo a dire oggi, per quanto ragionevolmente ormai certo e definitivo, dovrà comunque passare alla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale. Credo di poter asserire a questo punto, e non lo facevamo nelle precedenti riunioni e convegni, che siamo in dirittura di arrivo, cioè dire ormai quello che si doveva dire si è detto, salvo particolari cambiamenti dell'ultimo minuto. Stiamo parlando finalmente della riforma dello sport. Allora, mi preme immediatamente, così coloro i quali ci ascoltano, e sono anche coloro i quali ci hanno scritto, avrete le risposte, perché parlerò di imposte di registro sulla revisione degli statuti, quindi daremo un cenno all'articolo 5, che poi si collega all'articolo 7 del decreto legislativo 39, quindi l'articolo 5 del decreto legislativo 36. Parleremo ovviamente di lavoratore sportivo, molti quesiti sulla figura del volontario, molti i quesiti riguardo le 18 ore o 24 ore, ripeto, salvo che non cambi qualcosa all'ultimo secondo, le 24 ore ormai sono state accertate, quindi deliberate rispetto alle ore settimanali. Parleremo del decreto legislativo 39 che riguarda il riconoscimento della personalità giuridica,
qualche cenno sul vincolo sportivo, qualche cenno, ma l'INAIL andava forse indicata a intera slide, perché pare, dico sempre così in termini dubitativi, l'INAIL, il regalo che volevo fare questa mattina, secondo quanto disposto appunto da questo nuovo decreto legislativo, verrà tolta dalle collaborazioni coordinate e continuative. Quindi questo è il regalo che vi faccio. Quindi quello che è stato un momento di grande difficoltà per l'impatto economico che l'assicurazione sugli infortuni andava a determinare nei bilanci degli enti, vedremo e vedrete che non sarà più obbligatoria nell'ambito delle collaborazioni coordinate e continuative. Quindi questa disposizione ve la do come anteprima, perché in effetti all'articolo 33 della prima stesura era previsto l'obbligo dell'assicurazione sugli infortuni. Ora alla lettera B di questo articolo viene appunto tolta definitivamente questo obbligo, e naturalmente ci entreremo meglio nel merito, per riprendere l'articolo 51 che era nella nota legge 289/2022, nella legge 200 2002, nella quale appunto si rinvia, rispetto alla quale si rinvia le assicurazioni obbligatorie che già oggi voi avete modo di pagare attraverso il vostro ente di promozione sportiva. Quindi diciamo che queste sono le belle novità che oggi vi do. E vi dicevo, il ministro Abodi con questa disposizione normativa è atteso insieme al suo staff di governo a consentire le finalità di queste disposizioni in un'ottica di sostenibilità. Prova ne sia, appunto, come vedete, che l'INAIL, può essere smentito a breve, non sarà più oggetto di un onere da parte vostra, naturalmente escludendo le collaborazioni coordinate amministrativo-gestionali. Un atterraggio del tutto morbido, dunque, in una piattaforma di velluto che vuole il ministro, vuole il nostro governo. Quindi un altro elemento importante è una rivoluzione che è progressiva, a rilascio, meglio dire progressiva, è come un medicinale che ha i suoi effetti un po' alla volta. E questo credo che sia corretto, perché dopo un quarantennio di immobilismo, voluto o meno dal CONI, ci siamo ritrovati a dover dirigere e anche indirizzare un cambiamento che non poteva e non doveva essere un'inversione a U in autostrada nel periodo ferragostano, quindi creando un massacro in qua e in là. Quindi questo il legislatore lo ha capito, lo sport va tutelato sempre e comunque nella sua specificità, pur essendo ormai all'interno di un contesto economico. Però il legislatore lo ha sottolineato più volte, anche nella legge delega 86, vuole che lo sport sia tutelato nel modo più assoluto. Quindi entro nel merito, delle richieste di chiarimenti. Vedete che abbiamo queste sette figure che dispone l'articolo 25 del decreto legislativo 36, quindi comincio a intercalarmi nei vari quesiti. Abbiamo queste figure e io focalizzerei, perché queste sono diverse, sono state le domande da parte di tutti voi su chi è l'istruttore. Francamente devo dire che non c'è una tipizzazione di questa figura, per quanto il legislatore, vedete, in questa comma 1 bis dell'articolo 25 consentirà agli enti di promozione sportiva di allargare le finalità di queste figure, perché dette così asetticamente non aiuta nessuno per poter configurare loro un'effettiva mansione. Cosa mancava? Un mansionario. Il mansionario verrà delegato agli enti di promozione sportiva. Quindi ogni ente
che ha le proprie finalità, Federazione Italiana Nuoto, Federazione Golf, bla 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 bla, 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 determineranno quelli che sono i mansionari tipici di quell'attività, perché correttamente il legislatore sostiene e sottolinea che ogni diciamo disciplina sportiva può avere un mansionario particolare al proprio interno. Adesso non mi immagino che usciranno 500.000 ipotesi di mansioni, ma sicuramente un allargamento rispetto a queste 7 figure, 8 che poi col tesserato che andranno poi a diciamo a completare il quadro normativo di riferimento. Ecco, diciamo, questa è una novità che è contenuta appunto nell'articolo 1 del bis dell'articolo 25. Quindi torno un attimo indietro, diciamo chi è il lavoratore sportivo? L'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara. Attenzione, che senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico e dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo, attenzione, a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo, e il decreto legislativo in fase di diciamo di divulgazione in Gazzetta Ufficiale ha addirittura inserito iscritto al registro delle attività sportive dilettantistiche. Mi bacchetterà Marco Neri, il dottor Marco Neri, perché io avrei bisogno di raccontarvi che cos'è il RASD, ma purtroppo non ho tempo di fare assolutamente nulla, altrimenti non riusciremmo a completare il tutto. Diciamo che comunque il registro delle attività sportive dilettantistiche è una cosa straordinariamente, è un'indicazione, una normativa straordinariamente importante. Perché lasciatemelo dire, io oggi sono entusiasta di essere qua con voi a tenere a battesimo questa norma, finalmente il CONI farà quello che è corretto, che avesse dovuto fare da sempre, cioè dire il ruolo del organizzatore delle manifestazioni olimpiche, le più importanti, e quindi relegato relativamente, l'aggettivo non è corretto, quindi un compito assai importante, ma è solo quello olimpionico. Cosa sto dicendo con questa breve introduzione? Che oggi non abbiamo più solo il CONI, ma abbiamo tre soggetti più che altro, che è il Comitato Olimpionico, quindi il CONI, abbiamo Sport e Salute S.p.A. e abbiamo anche, diciamo, il Dipartimento dello Sport. All'interno del Dipartimento dello Sport, queste tre figure, abbiamo appunto la normativa che regolamenta il registro delle attività sportive dilettantistiche. Perché è importante? Perché tutte le nostre obblighi, diciamo, amministrativi, temo talvolta anche contabili, per quanto vi dirò più tardi, vedrete che all'interno del dipartimento, così come succede nel RUNS, nelle attività diciamo del terzo settore, all'interno di questo registro ci sarà, lasciatemi un intercalare poco professionale, poco accademico, ci sarà la vita, morte e miracoli del vostro ente, comprensivo della normativa sul lavoro. Vedete che cominciamo ad arrivare un po' al dunque. Ecco, una cosa importante che è stata, diciamo così, prevista da questa disposizione normativa è appunto possibilità di poter diciamo conferire un incarico lavorativo nell'ambito di una prestazione lavorativa occasionale. La prestazione occasionale, la vedete, è per ciascun prestatore, diciamo con riferimento alla totalità degli utilizzatori, quindi un soggetto può, ho messo dei punti interrogativi con preghiera di prendere atto di quello che dico con diciamo le dovute dubbi, alla luce del fatto che sto anticipando una norma che solo ieri sera alle 21 ho avuto modo di poter diciamo visionare. Quindi per ciascun prestatore può, un prestatore occasionale, quindi nell'ambito di una occasionalità può diciamo percepire con riferimento alla totalità degli utilizzatori un importo annuale non superiore a 5.000 euro. Ogni utilizzatore, quindi un ente sportivo,
con riferimento alla totalità dei prestatori, che vedete ben poca cosa, non potrà superare complessivamente i 5.000 euro. Poi vi è più per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, non può, vedete, un po' complicato, ma poi ve lo terrete lì, andrete a leggere, tutto molto semplice, non più di 2.500 euro. Ho voluto fare questo riferimento perché già nell'ambito degli impianti sportivi si parlava degli steward che potevano per ogni, diciamo, società ottenere 5.000 euro di ristoro. Questa decreto legge che vi ho sovraimpresso, vi pregherei di tenerlo con le dovute cautele perché diciamo non potrebbero esserci dei mutamenti anche in questo senso qua, non fosse altro perché rispetto a quello che vi ho detto, che è una normativa a rilascio progressivo, avremo modo sicuramente di trattare questo argomento. Ecco, vedete che ritorno un po' a tediarvi sulla figura del lavoratore sportivo, perché comunque vadano le cose, è importante che sappiate anche che può essere annoverata tra i lavoratori sportivi anche il tesserato, e qui faccio riferimento all'articolo 15 del decreto legislativo 36, che quindi ogni tesserato che svolge attività sportiva nei confronti dell'ente e quindi e che comunque è una mansione che viene, diciamo, annoverata tra quelle tipizzate. Allora, volevo fare un inciso prima di riprendere testualmente le modifiche al decreto legislativo 36, che tratteremo le modifiche al decreto legislativo 36-39, lascerò da parte il decreto legislativo 40 che riguardano le attività, diciamo quelle che sono tipizzate rispetto agli sport di montagna, quindi di questo non ne parlerò, così come salterò a pieno titolo, immagino, dai quesiti che non ci siano soggetti che abbiano impianti ippici, quindi salterò dall'articolo 20, mi pare, scusa, devo anch'io consultarmi, salterò esattamente le disposizioni dell'articolo 19, quindi impiego di animali fino al 24, sono articoli che riguardano più compiutamente le attività con utilizzo di animali. Questo non per la scarsa importanza, tutt'altro, ma dai quesiti che abbiamo visto non ci sono tra voi soggetti che diciamo hanno in quale finalità la disciplina sportiva che appunto prevede l'impiego di animali. Quindi non è un caso che salto questa disposizione normativa. Quindi riprendo un attimo il decreto legislativo per riferirvi che uno dei capisaldi di questa riforma è appunto quella del lavoratore sportivo, quindi non avremo più la distinzione tra professionismo e dilettantismo, sarà solo un soggetto che determinerà, sarà determinato e inquadrato nell'alveo dello sport, e quindi il lavoratore sportivo è unico. Il lavoratore sportivo è che sia nel professionismo o dilettantismo è unico. Naturalmente, coloro i quali diciamo in qualche modo non superano le 24 ore settimanali rispetto al conferimento di incarico da parte dell'ente rispetto all'istruttore o alla figura del lavoratore sportivo, non superano le 24 ore, diciamo possiamo ancora attingere alle famose collaborazioni coordinate e continuative. E allora, questo che vedete in sovraimpressione è esattamente, vedete un punto interrogativo in alto che non sono riuscito a correggere, il DPCM 31 maggio 2023 non è altro del decreto legislativo che stiamo discutendo oggi. Vedete che più o meno sono passate circa 3 settimane e mezzo e finalmente è venuto alla luce, quindi possiamo dire finalmente di poter partire da uno start definitivo. E mi corre altrettanto l'obbligo fare qualche un incipit rispetto a quello che è il grande lavoro che è stato fatto dal legislatore, quindi sono 5 decreti legislativi, pensate che il decreto legislativo 36
la sua fonte è l'articolo 5, che appunto è sfociato in circa 51 articoli. Poi vedrete che il decreto legislativo 163 del 5 ottobre a sua volta lo ha modificato con altri 31 articoli che si sono innestati nel decreto originario, quindi capirete anche per noi, immagino ovviamente anche per voi, le difficoltà anche di poter, in un giro di un nanosecondo, di poter raccontarvi tutta una riforma che è veramente importante. Do una piccola pillola, non so se riuscirò a parlarne, sul decreto legislativo 39, che ritengo insieme al decreto legislativo 36, per quanto qui di interesse, una delle cose più importanti che il legislatore ha voluto, è la preservare i giovani, non solo nell'ambito della cultura, perché già da 14 anni potranno essere inseriti all'interno degli enti sportivi in termini subordinati, ma proprio perché con l'ingresso negli enti sportivi si possono anche attingere alla loro carriera intellettuale e anche arrivare all'ambizione di una laurea. Quindi voglio dire, il legislatore finalmente anche in questo senso è stato attento, perché i giovani atleti, oltre a condividere l'importanza di uno sport, le regole, come abbiamo già detto, devono anche ambire a una propria tutela intellettuale. Per chi ha fatto sport un po' come me da giovane si renderà conto che per poter fare sport talvolta i libri non sono così abbinabili, ecco, mi viene questo termine qua, proprio per le difficoltà che ci sono, orari di allenamenti, eccetera, eccetera. Quindi sotto questo profilo spero ancora il legislatore possa incidere notevolmente per consentire ai giovani, quindi non solo le finalità di successo nell'ambito dello sport, della disciplina sportiva, ma anche che possano poi attingere anche a una propria crescita intellettuale. Sull'articolo 40 sono discipline sportive invernali, abbiamo visto che non andremo a parlarne. Ecco, vedete un po' questo decreto che vedete in sovraimpressione, il 163 è stata la prima modifica, non mi dilungo perché altrimenti poi corre il rischio di venire ammonito da Marco, dal dottor Neri. Ecco, vedete un po' il cuore del provvedimento. Entro a piccoli passi nelle difficoltà che ho anche nel dover parlare in fretta, dove non mi devo soffermare più di tanto. Vedete il cuore della disposizione normativa qual è? Il previdenziale e l'assicurativo. Sull'assicurativo, se siete stati attenti a quello che ho detto, deve essere stralciato proprio perché l'INAIL non sarà ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 36, così come modificato ieri sera, salvo la Gazzetta Ufficiale, e quindi al punto B, ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione con l'ENEA si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 52 della 189. Quindi, a parer mio, l'INAIL, questa assicurazione sul lavoro viene stralciata. Qual è il bello di questa norma? Che finalmente, naturalmente dalla parte eccedente 5.000 euro, coloro i quali entreranno a far parte degli enti sportivi oggi avranno l'assicurazione, soprattutto nell'area femminile, la maternità per gli istruttrici atlete. Pensate un po' che obiettivo è stato raggiunto: la malattia, il congedo parentale, la disoccupazione, il segno per il nucleo familiare. Aggiungo che qualora l'ente sportivo venga attratto da una liquidazione giudiziale ex fallimento, l'istruttore potrà anche insinuarsi in uno stato passivo. Quindi poca cosa, però è anche un punto che devo dirvi. Non mi dilungo per ragioni di tempo. Allora, velocemente la sintesi dell'entrata in vigore. Vedete, abbiamo un primo decreto legge sostegni che ha dato un rinvio al 31-12, successivamente, dopo un paio di mesi, è stata la riforma rinviata al 1 gennaio del 2023, e poi quel correttivo che stiamo parlando oggi, abbiamo il decreto, mille proroghe, che ha rinviato al 1 di luglio, data di battesimo di questa norma, e finalmente questo che vedete qua è diventato vecchio, e quindi parliamo oggi di questo decreto legislativo che vedete in sovraimpressione. Naturalmente le commissioni, abbiamo la commissione cultura, lavoro e bilancio, che hanno unitamente lavorato per concludere questo progetto. Io ritengo
di dover dare un plauso a questi nostri amministratori che finalmente, con tanta fatica, sono riusciti ad arrivare fino ad oggi. Ecco, quindi questo è il secondo correttivo. E questo salto via velocemente, solo per raccontarvi che finalmente abbiamo queste tre figure che ci rappresenteranno da qui in avanti: il Comitato Olimpionico, ne ho già parlato, Dipartimento dello Sport e la struttura amministrativa, Sport e Salute. Diciamo che la trovo il braccio, se, salvo errori, finanziario del nostro ambiente. Allora, mi piacerebbe stare su queste slide, perché ci tengo in modo particolare. Ecco, quello che voglio iniettarvi, l'entusiasmo che ho nei confronti dello sport, che ho avuto da sempre, penso che il dottor Neri me ne possa dare atto. Io vivo sempre di entusiasmo. Quando ho letto col brivido nella schiena di questa riforma un paio d'anni fa, forse più, da quando se ne parlava, io credo che lo sport debba avere il suo valore educativo, culturale. Ecco, voglio diciamo, condividere con voi questo passaggio epocale, che quindi non deve essere sotteso che quello che comunque è la vostra funzione, indipendentemente dal fatto che, diciamo, delle difficoltà che avete. La pandemia ci ha insegnato tante cose, quindi parlare di cose teoriche non piace a nessuno, ma io vi invito a riprendere un po' da capo questo cammino. Dal 1° luglio per voi cambieranno le cose. Perché cambieranno le cose? E di questo non so in quale slide l'ho inserita. Comunque, vi volevo solo significare questo: che il mondo dello sport sta vivendo una fase di ibridazione. Su questo lo voglio sottolineare, perché pensate che il decreto legislativo 36 che stiamo commentando, l'articolo 8, comma 3 e 4, finalmente sta parlando, e questo è l'effetto della pandemia, ecco perché poi mi è venuto in mente questo passaggio. Consentirà alle società a responsabilità limitata dilettantistico sportivo, pensate, consentirà loro di poter dividere gli utili. Non sappiamo ancora, non l'ho letto quantomeno, se il fatto di poter dividere gli utili consentirà comunque alla società sportiva dilettantistica di poter ambire, mantenere la propria diciamo, normativa di riferimento agevolativa, che è la 39891. Non sto a spiegare che cos'è, perché probabilmente la conoscerete già. Quindi il fatto di dividere gli utili cosa sta a sottolineare? Sta a sottolineare che il mondo dello sport si sta affacciando nell'ambito del no profit verso aree di divisione degli utili, che vuol dire, permettetemi, che c'è una fase di ibridazione, cioè il no profit si sta spostando verso il profit. Prova ne sia che il decreto legislativo 112 del 2017, che recita testualmente, approfondisce l'argomento delle imprese sociali. Le imprese sociali sono società di capitali inserite nel libro quinto, titolo quinto del codice civile, quindi società di responsabilità limitata, SAS, SNC, che possono ambire alla divisione degli utili, detassando, se si reinveste, diciamo, detassando gli utili. Ecco, l'impresa sociale è un'altra di quelle cose, di quegli argomenti che spero un giorno di potervi raccontare, perché unitamente all'SRL dilettantistica e l'impresa sociale fa parte del terzo settore, perché il terzo settore si è innestato a pieno titolo nell'ambito dello sport e viceversa. È un argomento sul quale io vorrei affrontarlo con voi. Questo per farvi capire quanti scenari positivi vi aspettano nel futuro. Vedete che questo articolo 5 della legge 86, legge delega sullo sport, ho piacere di sviluppare velocemente questi concetti con voi: tutela della salute e sicurezza, la formazione dei lavoratori, la disciplina del rapporto di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale. Peraltro, sappiate che l'amministrativo-gestionale non potrà essere mai utilizzato nella sfera dello sport. Viene disciplinata dal decreto legislativo 36, ma non fa parte delle attività sportive, cosa che invece la collaborazione coordinata continuativa. Sulla collaborazione coordinata continuativa, lasciatemi ancora qualche diciamo, approccio che viene da lontano sul decreto in commento. Devo dire che
le persone più anziane come me e il dottor Neri si ricorderanno che la legge 8 agosto 1995 numero 335 articolo 26 poi è stato abrogato diciamo in un anno secondo, in pochissimo tempo, prevedeva già allora per coloro i quali diciamo avevano dei lavoratori sportivi all'interno del proprio club di dover riconoscere una previdenza. E quindi vedete che non è la prima volta che il legislatore ha tentato di inserire queste disposizioni a favore del lavoratore sportivo. In realtà tutto questo è stato modificato dalla legge 342 del 2000, se non vado errato, e ha abrogato tutto, e l'apoteosi in assoluto da quel periodo là, quindi parliamo del 95, poco più là, è arrivato il decreto legislativo 67, scusate, un intervento del legislatore, come dice, scusate, mi sto riprendendo, che ha impostato la tutela del lavoratore sportivo semplicemente con che cosa? Con una disposizione dell'articolo 67 del testo unico dell'imposta diretta. Per quasi 40 anni, forse di meno, il lavoratore sportivo è stato tutelato, pensate un po', da una disposizione del testo unico delle imposte dirette. Non si è mai visto e non era concepibile. Quindi una disposizione normativa, tra l'altro redditi diversi, che se vi ricordate i famosi e vecchi 10.000 euro. Io ritengo che, come ho scritto nella slide, a questo punto questo è un relitto. Se avete i contratti sportivi fino al 30 di giugno, metteteli nella vostra bacheca, teneteli là e in un cassetto, se no li appendete nel vostro club, perché diventeranno dei reperti archeologici, e finalmente, dico io. E quindi a questo punto l'articolo 67 è stato surclassato, quindi dall'articolo 25 del decreto legislativo 36, articolo 25, 26, 27, 28 in particolare per l'attività dilettantistica, quindi questo è l'archiviazione finalmente di una norma che era non più accettabile da parte di nessuno. Vedete, ci sono soggetti oggi giovani che si apprestano anche a diventare liberi professionisti attraverso anche un percorso di laurea triennale o quinquennale, era evidente che avessero necessità di una tutela previdenziale. Non dico assicurativa, perché comunque vadano le cose, sull'assicurazione gli enti di promozione sportiva, e sicuramente sarà una delle prerogative del nostro governo, andrà a implementare quelle che sono le assicurazioni degli enti di promozione, perché onestamente mi pare di aver capito nella mia relativa esperienza che talvolta poter ambire a un risarcimento del danno tra franchigia una cosa e l'altra probabilmente non sempre si era così felici rispetto al riconoscimento del danno. Credo che a questo punto, sempre nelle more di un rilascio progressivo di questa disposizione normativa, anche le assicurazioni che sono all'interno degli enti di promozione sportiva potranno, diciamo, determineranno appunto quello che era poi nel 289-2002 già menzionato l'articolo 51, saranno le assicurazioni che avete già oggi. Io credo che le potenzieranno sicuramente. Chiedo al dottor Neri se vengo ascoltato bene, se è tutto chiaro la mia relazione, e soprattutto di darmi lo stop quando dovrò iniziare alle risposte. Allora, sì, ti sentiamo perfettamente, Fabio. Chiaramente hai dovuto fare le corse, come le corse, come ormai sei abituato a fare. Dammi il tempo entro il quale posso terminare. Guarda, ti chiederei 5-6 minuti, una cosa del genere, perché poi abbiamo veramente tante domande. Come va, sai, bene, molto bene. Andare dentro quelle cose lì. Okay? Io vi chiedo scusa se vado veloce, ma io non ho strumenti diversi per poter, diciamo, interloquire con voi in questo piccolo spazio. Però ci tenevo a dare un po' un'indicazione di massima. Naturalmente riprendo perché non ho tempo. E devo dire che una delle cose importanti, quindi abbiamo visto l'INEL stralciata, un'ulteriore diciamo positività di quello che è uscito, che rispetto alla previdenza che sarà obbligatoria rispetto agli enti sportivi, quindi tolta l'INEL saranno obbligatorie la previdenza nella misura del 25%, ma poi aprirò una slide apposita, per coloro i quali enti sportivi e società sportive che non superano i 100.000 euro, i contributi previdenziali verranno diciamo compensati
attraverso appunto una iniezione di liquidità da parte dello Stato, quindi qualora l'ente non superi 100.000 euro, qui lo possiamo trovare sempre nell'articolo 33, se volete annotarvi, che coloro i quali non superano i 100.000 euro, quindi le maggiori costi relativi alla previdenza, verrà consentita una compensazione. Fermo restando il fatto che i bilanci dell'ente dovranno essere trasmessi appunto al Dipartimento dello Sport in apposito settore, proprio perché questo andrà a certificare il fatto che l'ente obiettivamente non supera i 100.000 euro, e quindi ci saranno degli alert da parte del Dipartimento che consentirà appunto di certificare che l'ente appunto non ha superato 100.000 euro, rientra in quelle particolari casistiche per poter ottenere la compensazione. Quindi fino a 100.000 euro, qualora il soggetto abbia degli obblighi previdenziali, andremo a vedere quali sono i livelli, ci sarà la possibilità di compensazione. E ovviamente per poter compensare, i bilanci che saranno chiusi al 30 giugno 2023 dovranno essere poi inviati al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, questo famoso RASD. Una delle domande, quindi cominciamo a introdurre anche questo concetto, ma prima abbiate pazienza, cerco di velocemente di farvi vedere, perché altrimenti davvero riesco di non essere proprio seguito in alcun modo, spero di trovarlo. Andiamo a fare un piccolo ragionamento di che cosa accadeva ieri. E oggi, ma per oggi intendevo fino alle ore 21 di ieri sera, vedete, fino a 5.000 euro eravamo esenti prima, siamo esenti anche oggi 27, vedete lordo netto rispetto al passato poco cambiava, vedete sotto altri oneri 79 per 1.000 su base 17.780 euro, non più di 1.300 euro se non erro, posso sbagliarmi di qualche cosa, però vedete che questo è stralciato, non c'è più. Invece facciamo un esempio sui 10.000 euro, ieri esenti IRPS e IRPEF, ricordate i famosi 10.000, anche oggi esente, perché l'esente IRPEF è fino a 15.000 euro, soggetto INPS da euro 5.000 a 10.000 per la previdenza, vedete che abbiamo il 5.000 euro che siamo esonerati da 5 a 10.000 rispetto all'esempio dei 10.000 euro saremmo soggetti alla previdenza. Ecco che introduco che cos'è la previdenza. La previdenza è appunto il contesto pensionistico. Il legislatore fino al 2027 ha applicato uno sconto all'aliquota del 25%, lo vedete tra parentesi, quindi il 25% di 50% del 12,25% più una misura fissa del 2,03%, che esattamente va a coprire la malattia, l'indennità di disoccupazione, eccetera, eccetera, che quella rimane fissa. Tradotto, questi 5.000 euro, quindi nell'esempio che ho fatto, da 5, che c'è lo sbarramento di esonero, da 5.000 è un euro, fino a 10.000 avremmo il 14,53. 726 euro che vengono un terzo a carico dello sportivo, due terzi a carico della sezione sportiva dilettantistica. Quindi il netto percepiente va a ridursi per meno 2,42%, costo per l'associazione sportiva 484 euro. Vedete che è uno sviluppo molto semplice, naturalmente tutto avrebbe avuto un impatto notevole nell'ambito dell'INAIL, cancelliamolo e il 79 per 1.000 non esisterà più, almeno salvo essere smentito. Ancora un altro esempio su 15.000 euro, vedete che ieri avevamo una ritenuta a titolo di imposta dopo i primi 10.000 euro, vi ho fatto un conteggino a parte alla sinistra, 23%, 5.000 uguale 1.150, costo 15.000 rimaneva per l'associazione, netto percepiente 13.850, non ho fatto altro che applicare il 23% al percepiente, il quale pagandoci le tasse gli rimaneva un netto di 13.850 oltre l'addizionale. Vedete oggi cosa succede? Abbiamo a livello previdenziale INPS da 5.000 euro a 15.000, ancora una volta vi ho fatto il conteggio
del 50% rispetto al 25%, abbiamo ancora il 14,53 che è applicato sulla differenza tra 5 e 15, che sono 10.000, vedete lo sviluppo, e netto percepiente 4,44%, costo per la SD più 6,46. Vedete molto semplicemente, ma non potevo raccontarvi questa cosa, così avete il quadro di sintesi di che cosa è la riforma dello sport nell'ambito previdenziale. Vado davvero veloce per dirvi che, e questo mi consta, ahimè, farvi anche questo inciso, vedete che ha mutuato la riforma dello sport nell'ambito del lavoro sportivo e ai decreti legislativi 1 ottobre 1996 numero 510, che sono le comunicazioni al centro per l'impiego, che anche la riforma che stiamo commentando oggi va a riprendere, quindi la disposizione di riforma dello sport riprende testualmente le norme sulle giuste lavoristiche ordinarie, quindi quando, ma non adesso, quando si andrà ad assumere probabilmente dal 2024, si dovrà dare entro 30 giorni una comunicazione al centro per l'impiego per il tramite del Dipartimento dello Sport, Registro Attività Sportive Dilettantistiche. Così come il Registro Unico del Lavoro, il famoso LUL, sarà sempre a discrezione del Dipartimento dello Sport, Registro Attività Sportive Dilettantistiche. Faccio un inciso che vi interesserà, voi sapete che dal primo di luglio i vecchi contratti sportivi non saranno più attuati, ve l'ho già detto prima, vanno messi nel cassetto, finalmente diventeranno diciamo per voi un ricordo. Da lì in avanti occorre riformulare i nuovi contratti sportivi, così rispondo ai quesiti che mi avete fatto. Vanno rifatti i contratti sportivi alla luce delle nuove disposizioni normative, quindi dal primo di luglio possiamo già stipulare questi nuovi contratti. Gli obblighi che dispone il legislatore per consentire uno standstill, quindi un allungamento di questi obblighi, naturalmente fino a settembre non dobbiamo fare nulla, ma tutto verrà rinviato al 31 ottobre, avremo modo di riparlarne, tenuto conto che i compensi fino a 5.000 euro apparentemente non dovrebbero avere alcun tipo di problema. Vedete che, come vi dicevo prima, tutti gli obblighi diciamo imposti dalla riforma avranno ancora un po' di ossigeno, quindi non andate in ferie in tranquillità, salvo assisterci in questo ulteriore convegno che mi auguro che FIF organizzerà a breve, e quindi state tranquilli, perché comunque vadano le cose avremo il tempo di ragionarci sopra più compiutamente. Devo dire che il Dipartimento dello Sport al primo di luglio ha già aperto nell'apposita sezione del RAS le modalità per poter utilizzare già il sistema, e qui rispondo ancora già a qualche quesito, attualmente non dovete fare assolutamente niente. Non sono previsti all'interno di questo registro facsimili di contratti sportivi. E vediamo un po', direi che a questo punto vi inviterei a fare una checklist, poi concludo davvero, quindi verificare i vostri contratti, gli accordi, verificare gli statuti, perché con ogni probabilità, ai sensi di quanto disposto l'articolo 5 del decreto legislativo 36, gli statuti devono avere particolari caratteristiche, e ve lo leggo molto volentieri testualmente. Quindi l'oggetto, abbiate pazienza, vabbè, comunque devono diciamo gli statuti prevedere che l'oggetto abbia la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza delle attività sportive dilettantistiche. Da ultimo, veramente, ma e rispondo anche in questo caso a un quesito, quindi non sto rubando tempo a tutti voi, è una cosa straordinaria, che è straordinaria davvero, perché il decreto legislativo 39, con veramente un plauso da parte del legislatore, finalmente cerca di fare capire a voi tutti che l'ASD ha la responsabilità illimitata in capo agli amministratori, in capo al presidente. Io con la mia massima raccomandazione dico: non rimanete più all'interno di questa di questo ambito, siete troppo
troppo esposti alle intemperie. Mi piacerebbe fare solo un convegno sulle responsabilità illimitate degli amministratori. Vi assicuro, provengo dall'area del contenzioso tributario, ho visto fare dei danni inenarrabili. Bene, cosa succede? L'articolo decreto legislativo 39 finalmente consente a voi tutti di poter, attraverso l'utilizzo del notaio, perché ancora prima di questa disposizione di ieri sera nulla era stato scritto, abbiamo la possibilità finalmente di, attraverso una procedura del notaio, col notaio, di rifare i nostri, di rivedere i nostri statuti secondo le nuove disposizioni, ma anche poter richiedere il riconoscimento ai fini di ottenere la personalità giuridica, quindi la responsabilità limitata. E non mi posso dilungare di più, perché sulla norma vedrete che dovremmo aspettare ancora qualche indicazione maggiore, ma sicuramente gli statuti devono essere riformulati entro il 31 dicembre, questo ve la do per inciso. In quell'occasione, con i vostri professionisti, sarebbe bene verificare il passaggio verso questo nuovo ambito della responsabilità limitata. La raccomandazione di questo, di perseguire le nostre, anche con FIF, credo, queste raccomandazioni sono importanti, perché credetemi, il Presidente si espone a dei rischi veramente importanti. Questa disposizione normativa fa crescere il sistema, quindi vi consentirà di stare più sereni e tranquilli. Su questa vicenda avremo modo di parlarne più appositamente in una riunione che mi auguro presto la Federazione andrà a programmare. Bene, io direi, Marco, se sei d'accordo, certo, con te, ci sono domande in questa ultima fase, vi pregherei di farmela. Vedete che ho portato solo esclusivamente buone notizie, non assegni circolari, ma quasi, quindi molti oggi potranno guardare il futuro con più tranquillità, perché anche da come ho visto nei quesiti, insomma, qualche preoccupazione. No, i dubbi ci sono, Fabio, e devi capire, per chi non è addetto ai lavori, citare leggi, comma, sì, eccetera, certo, molte certo. volte, so. Pur non essendo nulla di che, può essere qualcosa che ti porta fuori. Però diciamo che oggi, volendo fare una summa divisa, noi abbiamo guardato solo cose positive, l'INAIL, abbiamo visto che comunque l'incidenza dei costi per coloro che ci ascoltano è veramente relativa, anche rispetto alle analisi che hanno fatto gli enti. Insomma, io posso anche dire che sommati i costi per un ente potranno aumentare dal 7 al 15%, non di più, insomma, ecco, questo è il punto fondamentale che credo alla fine possa interessare loro. Allora, sì, anticipando una cosa che alcuni chiedono, se uno volesse una consulenza privata, eccetera, anche tu sei reperibile presso... Ma sempre comunque, naturalmente, io chiedo a te se voi non mi fate... Non c'è problema. Perché io vorrei sempre rimanere all'interno della vostra federazione, che comunque mi dà spazio, quindi vorrei comunque sicuramente sì, ecco, devo rispondere se siete d'accordo, come no. Allora, se qualcuno volesse contattare privatamente il professor Dopo gli diamo la mia mail. Delle consulenze, daremo la sua mail. Quindi chi ha chiesto... Come fare per benissimo, daremo la mail. Direi. Io, per ragioni mie personali da sempre, ma anche in ragione a questo mutamento genetico, non vado in ferie, ma questo per me è da sempre, quindi questa no, è una depravazione. Va bene. Allora, incominciamo, cerchiamo di essere veloci, perché chiaramente sono tantissime. Elena, una SD che lavora con bambini e ragazzi, e attualmente gli istruttori vengono pagati settimanalmente, che tipo di inquadramento possono avere? Allora, contratto sportivo, che vengono pagati settimanalmente, mi dice poco, quindi nel contratto verrà, diciamo così, condiviso tempi e modalità del lavoro, naturalmente fermo restando le 24 ore settimanali. Ecco, le 24 ore settimanali, questo è Guglielmo, sono per singolo centro o possono essere distribuiti su più centri? No, non per singolo centro, quindi, ma per più centri, quindi ognuno ha un contratto di 24 ore in un centro e in un altro. Però a questo punto viene spontaneo dovere dire attenzione, perché con più di un contratto sportivo
occorre aprire la partita IVA, che magari poi me ne stavo dimenticando, alla fine ricordiamoci, faremo un inciso su questo tipo di contratto, eh. Perché sempre Guglielmo dice, bene, io se io supero le 24 ore settimanali, siamo già al 25 di luglio, dovevo già aprire partita IVA? No, allora faccio un altro inciso. Le 24 ore, diciamo in linea di massima, sono quelle che dice, che dà indicazione il governo. Tenete presente che anche se noi superiamo le 24 ore, non significa che non le possiamo superare. La prova contraria è che siamo un lavoro subordinato, che è un lavoro subordinato, lo deve dare il soggetto, l'istruttore. Quindi non è, cioè, le 24 ore sono indicative, uno le può anche superare, però poi diciamo qual è il tema, che non vogliamo causare agli enti cause di lavoro, però tenete presente che qualora se un soggetto supera le 24 ore è a suo onere dover provare che è un lavoratore subordinato perché ha superato le 24 ore, quindi dietro direzione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi per concludere, se non ho capito male, quindi le 24 ore settimanali sono per ogni centro, ma nel momento in cui l'istruttore fa più centri sportivi, lavora per più centri sportivi, presta l'opera per più centri sportivi, deve aprire la partita IVA. Ho risposto? Sì, cioè nel senso che il tuo consiglio è di aprire una partita IVA, mi sembra di D'accordo. capire. No, non mio, è proprio per obbligo. Ok, perfetto. Quindi sopra le 24 ore settimanali sicuramente la partita IVA la No, sopra soluzione. le 24 ore settimanali uno le può fare anche se non supera, ma il soggetto qui, il signore Guglielmo, ci fa un quesito, più collaborazioni in più enti, a quel punto scatta la pluralità dei contratti partita IVA. Ok. Nike di Magenta, attualmente la mia unica fonte di reddito facendo 14 ore settimanale, posso avere più co-co-co? Sì. Allora, guardi, io credo che qua si interverrà sicuramente perché non è possibile solo il fatto che uno abbia due contratti in due enti sportivi che deve aprire la partita IVA, anche perché non avrebbe senso alla luce del fatto che con un reddito così basso, aprire la partita IVA alla luce del fatto che fino a 15.000 euro nulla dovrebbe pagare, che fino a 5.000 euro e non c'è la previdenza, aprire una partita IVA vorrebbe dire 0,000 imposte, zero di tutto. Quindi credo che su questo quesito tenderemo indicazioni governative prima possibile. Direi che comunque, stante la norma, dovremmo aprire la partita IVA, ma da professionista glielo sconsiglierei vivamente e quindi probabilmente potremmo innestarlo, salvo venire frustato da qualcuno con le occasionalità. Il rapporto occasionale che è una normativa nuova. Io chiedo alla signora di magari Naica. di Nike di stare un attimo in allerta su questo quesito perché ci saranno degli sviluppi. Ecco, in molti come Gloria ci dice, io sono già partita IVA, per me che cosa cambia? Niente. Cambia in positivo perché le disposizioni del testo disposizioni del decreto legislativo 36, alla luce del fatto, come dicevo prima, che fino a 15.000 euro siamo naturalmente dopo è scontato che Gloria sia in forfettario, perché se siamo in ordinario no, diciamo che sono sicuro che è in forfettario, fino a 15.000 euro non ci sono imposte, da 5 in avanti solo la previdenza nella misura dicevo prima, del 50% del 25, non del 2,03 su quell'altro diciamo indicatore, ma dell'1,03. Quindi diciamo che tutta strada in discesa per Gloria, quindi novità positive. Alessandra ci chiede il contratto di collaborazione sportiva, dove lo deve richiedere. Allora, il contratto di collaborazione sportiva, come recitavo prima, la stessa Federazione Italiana, se vorrà, potrà per il mio tramite metterlo a disposizione. Naturalmente lo dovrò modificare alla luce del fatto che hanno tolto l'INAIL, però solitamente il professionista che dovrebbe, della signora Alessandra Caselli, che dovrà, diciamo, predisporgli un contratto. Poi E questo quindi contratto va registrato non sul va sito. registrato, ma andrebbe trasmesso sul sito.
Sport e Salute? Da parte dell'ente, da parte dell'ente. Ah, da parte dell'ente. Esatto. Da parte dell'ente. E lo registra sul sito di Sport e Salute? Lo registra al Dipartimento, al Dipartimento dello Sport, nel registro attività sportive dilettantistiche, c'è un particolare, se lo andate a vedere, luogo, punto, dove va inserito. Io non ci sono ancora entrato, quindi potrei dire una stupidaggine. Ok, quindi l'associazione deve inviare il modello unico anche per chi percepisce meno di 5.000 euro? Sembrerebbe di no, io credo però di sì, perché si creerebbero delle discriminazioni. Io direi che ragionevolmente meglio inviarlo. Sui contributi INAIL, diciamo che adesso niente. Possiamo dire niente, che è stata depennata. Anche questa, ecco, abbiamo... tenete sempre presente che deve andare in Gazzetta Ufficiale, ragazzi. Io vi sto dicendo semplicemente, ieri sera è così. Però chiaramente finché non è in Gazzetta Ufficiale, esatto. non è quindi ecco, con preghiera di prenderne atto di ciò. Dunque, questo personal trainer iscritti a gestione separata INPS con partita IVA, che emettono fattura sia a privati che azienda, sono riconosciuti come lavoratori sportivi? No. Allora, il lavoratore sportivo, come vi ho fatto già vedere nelle slide, sono quelle 7-8 figure che abbiamo visto. Il personal trainer è un soggetto che con partita IVA, se è un istruttore, è un lavoratore sportivo, però è un freelance. Sì. È un freelance che opera all'interno degli enti sportivi, però è soggetto. Il mio indirizzo è questo, di aprire la partita IVA forfettaria, aveva tutte le agevolazioni che ha un contratto sportivo, quindi fino a 15.000 euro esonero IRPEF e da 5 in avanti la previdenza. Devo aggiungere attenzione, perché chi ha una doppia, un doppio contratto e con un ente sportivo e con un albergo o con un centro turistico, attenzione, quando fattura un ente sportivo dilettantistico che è iscritto al RASD, avrà la possibilità di ottenere gli sconti IRPEF fino a 15, da 5 in avanti previdenza. Lo stesso soggetto, quando andrà a fare la dichiarazione dei redditi, dovrà splittare, fare uno spin-off rispetto alla fatturazione che farà al centro alberghiero per la sua prestazione, che fa non un ente sportivo ma un ente ordinario. Sono stato chiaro? Sì, ci sono due fatturazioni diverse. La fatturazione è la stessa, ma può anche dividere il numero della fattura, ma comunque sono in posizioni fiscali diverse. Sì, qualcuno la fa col barà, cioè da una cioè sì, col barà, bravissimo. Quindi l'importante è che Cristina abbia contezza di dire al suo professionista che una parte di fatturazione è fatta un ente sportivo riconosciuto, cioè iscritto al RASD. Lo sottolineo, e l'altro sono fatture che ha fatto invece a un centro turistico. Ecco. Qui abbiamo diversi che scrivono che sono già dei lavoratori a tempo indeterminato e arrotondano facendo delle prestazioni presso delle ASD. Dunque, se il compenso è sotto i 5.000 o è sopra, allora faccio un inciso, mi raccomando che non sia un lavoratore all'interno di un ente pubblico, perché se è un ente privato nulla osta, potrà continuare a fare cosa ha fatto prima, naturalmente il massimale 15.000 euro e non più 10.000, previdenza sopra i 5.000. se è un lavoratore all'interno di un ente pubblico, magari andiamo a rispondere che qualcuno ce lo ha già chiesto, così rispondiamo in quell'occasione. Ecco, e lei poi questa persona dice che fa delle lezioni a dei privati attualmente gratuite, ma se questo giro si espandesse e diventasse retribuito, io credo che la risposta sia partita IVA. Non c'è dubbio, io suggerirei però di continuare a essere ludica, non faccia partita IVA per così poca cosa, perché secondo me non ne vale la pena. Però sì, diciamo che, perché poi implicherebbe il fatto che questi suoi clienti fossero, se sono clienti in effetti, sono commerciali,
però sono commerciali tutti gli effetti perché non è una fatturazione fatta a un ente sportivo. Capito cosa voglio dire? Quindi rientrerebbe nella commercialità. Ritengo di poter dire questo. Ecco, Elena invece ci dice agevolazioni del 5% per le partite IVA, sì, eccetera, sono valide per tutte le partite IVA o solo per le nuove? No, no, per tutte le partite IVA che sono già esistenti, quindi diciamo lo può utilizzare questo forfè anche con i nuovi accordi che l'istruttore, questa è un'istruttrice, giusto, si compra partita IVA, eccetera. Ecco, quello che io raccomando, così almeno deve essere chiaro per tutti gli istruttori che ci seguono, abbiate contezza, attenzione, anche per poi darne comunicazione al vostro professionista, ogni volta che non siano diciamo contratti spot, vi consiglierei di stipulare dei contratti, quindi chiamate e chiedete ai vostri professionisti di redigere dei contratti, nei quali contratti il personal trainer, quindi il freelance, determinerà le condizioni, tempi, modalità, pagamento, eccetera. Mi piacerebbe l'idea, e non è qui oggi forse l'occasione, di esortare gli istruttori freelance di come dire, stipulare un contratto assicurativo contro eventuali, diciamo, un RC, un RCT? Direi proprio di sì. Io devo dire che ho provato a parlare con diverse assicurazioni, hanno difficoltà soprattutto se non hanno di fronte laureati, però con no, allora ti devo dire che FIFA con ASI ha in essere un accordo con una grossa broker assicurativo, in pratica con una cifra per me assolutamente competitiva, che siamo nell'ordine dei 40 euro, 50 euro all'anno, si assicura la RCT e fra l'altro questa è valida in qualsiasi contesto o per il tecnico, quindi anche all'aperto o anche in diverse ASD, perché proprio assicura il tecnico indipendentemente dal luogo in cui lavora. Bene, quindi abbiamo dato una doppia risposta e un doppio consiglio. Ecco, su questo concetto io diciamo sarei molto divulgativo presso gli utenti, perché è notorio che insomma qualche cosa può capitare, alcune volte un allenamento sbagliato, uno sforzo eccessivo che possa venire chiamato in causa per gli effetti del 2043 del codice civile, non mi dilungo. Bene, abbiamo dato una bella risposta, perché anzi ti ringrazio, perché comunque questo è veramente un servizio importante per i personal, assolutamente. Ecco, bene. Ilaria ha un contratto indeterminato in una palestra, però fa anche delle ore extra in altre palestre. Lei dice non supero le 18 ore settimanali. Ecco, qua in questo quesito dovrebbe essere più preciso. Quindi perfetto che sia tempo indeterminato in una palestra. Poi lei dice, no? E lavora anche in altre palestre con contratti. Quindi mi sembra di capire altre palestre che abbia più di un rapporto di collaborazione. Sì. A questo punto rebus sic stantibus, tante così le cose, mi avrebbe da dire che per quelle pluri contratti che ha con pluri palestre dovrebbe aprire la partita IVA. Anche qui invito Ilaria a verificare un po' meglio, perché non mi sembra... Quindi anche se al di sotto delle 24 ore? Ah sì, perché il tema non è le 24 ore, il tema è le 24 ore per ogni ente, il tema è quando hai più contratti con più palestre, la partita IVA è obbligatoria. Ok. Quindi è un fatto sul quale bisogna stare attenti, naturalmente, torno a ripetere, il legislatore è stato attento fino ad ora, non è immaginabile che io faccio lavoro dipendente in qualsivoglia luogo, poi faccio 3 ore di lezione alla settimana in un club e 3 in un altro che deve aprire la partita IVA, mi sembra eccessivo, quindi evidente ci saranno dei correttivi che andremo a leggere. Ok, Simone invece lavora in 2 ASD, gli hanno proposto una sorta di partita IVA, lei dice, che non so che cosa significa. Lei attualmente supera di poco i 5.000 euro all'anno, cosa devo fare praticamente? Ma ecco, io direi che... diciamo come
stavamo, diciamo, 2 SD, quindi anche in questo caso la partita IVA dovrebbe aprire la partita IVA, ma torno a ripetere, secondo me, così come hanno trovato un correttivo per gli enti fino a 100.000 euro, quindi cercando di assecondare le scarse entità profittuali, non è concetto, non è corretto a livello italiano, però devo dire che sicuramente ci saranno andremo a leggere delle disposizioni per coloro i quali, percependo poco, pur avendo più contratti, non dovranno fare nulla, perché appena partita IVA, torno a ripetere, per poche migliaia di euro, penso che non sia nello spirito della norma. Ok, quindi aspettiamo che ci siano delle sì. ulteriori cose. Sì, sì. Qui Salvatore, non si capisce bene, dice che è socio di una SSD, ma svolge anche l'attività di istruttore. Secondo te molto, molto semplicemente, do una risposta. Quindi lui praticamente è socio di una società sportiva dilettantistica che quindi ha finalità istituzionali, quindi è scritta al registro delle società sportive dilettantistiche, perché io vi invito veramente a verificare che siate iscritti, perché per il momento c'è stata una transumanza, no, rispetto a quelli che erano già iscritti prima, salvo le verifiche che vorrà fare il Dipartimento. Devo dire che in questo caso lui dovrà stipulare un regolare contratto con la società per la quale è socio, un contratto sportivo, secondo le disposizioni del decreto legislativo 36 che abbiamo leggermente commentato quest'oggi. Molto bene. E Lucia ci chiede, ma sì, allora io sono già, ho già un mio reddito, tutto quello che genera il lavoro sportivo si sommerà al lavoro da dipendente, anche se inferiore ai 5.000 euro? No, direi di no, perché a livello reddituale fino a 15.000 euro non abbiamo imposte. Quindi non si somma quello che no, compito. Perché non c'è imposizione. Oh. Istruttore che lavora da 3 anni in palestra, il titolare gli propone l'apertura di una partita IVA, quali sono i costi medi, se puoi dare un'informativa? All'altra parte della domanda, se può continuare anche se non ha la laurea. Allora, guarda, rispondiamo alla fine, sai che faccio vedere una slide che può dare una mano. Ok. Okay. Questo invece istruttore, incarichi di collaboratore sportivo da più di 20 anni, come seconda attività lavorativa, è un dipendente ASL. Ok. Cosa succede adesso per chi ha questo tipo di lavori, cioè può continuare a farli? Allora, superi 10.000 euro l'anno. Dunque, allora, deve, è uscito proprio ieri una disposizione nel merito e credo di poter asserire con quasi assoluta precisione che debba comunque chiedere l'autorizzazione all'ente ASL. C'è una semplificazione che adesso ovviamente non trovo, non riesco a trovarla, ma sicuramente prevista nei volontari, ma vi devo dire che la semplificazione è che la comunicazione, qualora viene fatta e non viene data risposta dall'ASL entro i 30 giorni, c'è il silenzio assenso. Quindi lui si dovrà immediatamente attivare per chiedere all'ASL l'autorizzazione. Quando la stessa non, cioè qualora non ci sia riscontro da parte dell'ente, ritengo di poter dire che dopo i 30 giorni potrà firmare il contratto sportivo per la disciplina di insegnamento che intenderà fare. Ok, Luisa, è possibile per l'SD acquisire personalità giuridica di diritto privato? Assolutamente sì, decreto legislativo 39, l'abbiamo parlato prima, devo dire che è da accogliere veramente con plauso, l'invito che faccio a Gloria è di interessarsi subito per questa cosa, e ho parlato già stamattina alle 7:30 con un paio di notai per dire coinvolgete il notariato, perché dovete dare una mano voi, ma questo lo dico ridendo che non succederà mai, però ecco, voglio dire, i notai, il notariato potrebbe, lo dico così proprio veramente con umiltà e anche con una, diciamo, senza
senza avere un minimo di fondamento, però secondo me vedrete che i notai, quando capiteranno queste cose, probabilmente tenderanno a dare una mano agli enti sportivi che vorranno diciamo trasformarsi, o meglio dire chiedere, trovare il modo di ottenere la personalità giuridica. E comunque per il cambiamento di statuto è il notaio che se ne occupa. Notaio, sì. Vi spiego anche le ragioni, perché poi ci dovrà essere anche un bilancio che andrà a testare diciamo l'entità patrimoniale del soggetto. Ok. Allora, che cosa significa che i redditi anche sotto i 5.000 sono redditi di lavoro e non più redditi diversi? Cosa cambia in pratica? Dunque, praticamente l'articolo 67 toglietelo dalla vostra memoria, perché è tutto lavoro sportivo. Adesso non c'è più il lavoro dilettantistico, non c'è più il professionistico, c'è solo una figura, il lavoro sportivo. Che poi si interseca nel professionismo, che poi si interseca nel subordinato, ma è altrettanto vero che le cococò di cui stiamo parlando abbondantemente oggi è ancora possibile. Però c'è solo una figura, il lavoratore sportivo. Quindi l'articolo 67 prima era un figlio di un dio minore, no? Che adesso non c'è più finalmente, anche come nomenclatura, non so se ho risposto. Possibile avere più cococò? Questo porta a quante conseguenze il fatto di avere più cococò? Sì, perché di nuovo siamo a più committenze da più enti. Se mi è consentito, perché mi stavo dimenticando, ma l'ho letto veloce stamattina, dobbiamo anche dire che quando ci sarà il riconoscimento giuridico, chiedo scusa, e lo leggo con voi, c'è un comma 3 ter che verrà richiesto un patrimonio minimo che è di circa 10.000 euro come le SRL. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata. Questo l'hanno mutuato dal codice del terzo settore. Quindi per il riconoscimento, così faccio un passo indietro, qualora, ecco, prima di tutto massima raccomandazione di non rimanere più nel contesto arcaico delle ASD, ma informarsi immediatamente per poter ambire al riconoscimento attraverso questa procedura notarile al comma 3 ter, quindi decreto legislativo 39, sto commentando l'articolo 4, oltre che il notaio verificare lo statuto che sia conforme alle disposizioni sia del CONI come finalità sportiva che del Dipartimento per ratificare la correttezza dello statuto e dell'atto costitutivo, dovranno disporre di un patrimonio di 10.000 euro. Vado incontro ai soggetti che me lo chiederanno. È sufficiente che un professionista, un commercialista, un avvocato, revisore legale dei conti faccia una perizia, perché all'interno dei club sportivi determinare un patrimonio di 10.000 euro è veramente una stupidaggine, quindi con un nulla, tranne il costo notarile, ambiranno al riconoscimento giuridico. Non so se sono stato chiaro. Sì, nel senso che comunque la raccomandazione che dai di dare personalità giuridica è una cosa che ancora non è diffusa e credo che no, sia... però questo è, il legislatore non è un caso che l'abbia inserita. Importante. No. Ok, scusate, ho dato un infra perché mi ero perso un comma 3 ter che era straordinariamente importante. Qui c'è un'altra domanda da Ilaria: lavora in più palestre, potrà continuare a lavorare con i contratti di collaborazione? Partita IVA. Infatti, IVA. Come dicevi prima, se sono più palestre... Fermo restando che comunque mi attendo, che mi auguro che qualora questi compensi siano irrisori, di non obbligare un soggetto a aprire la partita IVA per poche centinaia di euro, insomma, solo perché fa 3 ore di danza da una parte e 2 dall'altra. Ok, dunque Micol ci dice: cosa cambierà per la fiscalità SD? È un po' complicato rispondere, la sua commercialista non gli sa dare risposta. Io direi in realtà sulla fiscalità, fermo restando che sia la mia commercialista non riesce a darmi risposte perché hanno equiparato i titoli da no, quella è un'altra cosa, mi sa.
No, come cambierà la fiscalità? La fiscalità delle SD, stiamo parlando di riforma dello sport, devo dire la fiscalità è una di quelle che stavo dicendo adesso, il decreto legislativo 39, alla luce della possibilità del riconoscimento giuridico, che è un'apoteosi dal mio punto di vista, in positivo. Per quanto riguarda la fiscalità, la 398 rimane, sempre che questo signore, questo Michael, sia in 398-91, per quanto riguarda gli istruttori non c'è problema sulla laurea, perché voi sapete che il decreto legislativo 36 all'articolo 42 annovera tra gli istruttori abilitati anche coloro i quali hanno fatto dei corsi presso gli enti sportivi. Poi perché lo abbiano fatto non sta a noi deciderlo, cioè è un'operazione che è stata fatta, chiaramente sì, è una questione sì, di equilibri fra sì, sì, i CONI e, certo, articolo e 42,3 è previsto che il soggetto sia equiparato, lasciatemi il termine, per poter interagire con gli enti con una specifica diciamo sì sì è chiaro. Chiaro? Quindi sì, non è cambiato nulla lì. Allora, poi se è opportuno aprire una partita IVA come operatore kinesiologico, eccetera, questo è da valutare di caso in caso. Sì, direi di sì. Naturalmente, fermo restando che è obbligatorio pluri contratti con più enti, è obbligatorio. Quindi aprire la partita IVA, secondo me, faccio un inciso che non ha nulla a che vedere con il contesto fiscale civilistico, dico a questo signora che se la sua professione che lo faccia a livello professionale apra anche la partita IVA, perché no? A Dennis rispondo io dicendogli che la ginnastica posturale si può continuare a fare, ma attenzione, non deve in nessun caso sconfinare in quelle che sono le pratiche di fisioterapia, quindi non ci deve essere diagnosi, non ci deve essere lavoro su patologie. È chiaro che se una persona gli somministriamo degli esercizi per migliorare la propria postura, questo non è un atto medico, però mai fare diagnosi, mai agire su patologie particolari, eccetera. Quindi c'è solamente dei limiti di operatività che bisogna averli chiari, di solito anche nei corsi, questo viene detto in modo abbastanza chiaro, viene detto. Federica da Fermo. E aggiungo, grazie Marco che mi hai tolto le castagne dal fuoco, perché qui veramente non è facile mai rispondere corretto quello che hai detto. Posso fare un rinvio a Dennis Baima, se lo vado a scaricare, articolo 2 del decreto legislativo 36, interessante il punto E, attività fisica adattata. Vedete che è un'altra di quelle circostanze importanti che io voglio condividere con voi, che lo sport si sta avviando verso una specializzazione di tutti voi, quindi non dimentichiamo che anche le ASL sono molto attente agli enti sportivi, perché sono un bel punto di riferimento per loro, per consentire miglioramenti fisici, ma come dici tu, sotto la sorveglianza, la direzione, no? I soggetti che potrebbero essere medici o paramedici. Sei d'accordo, Marco? Sì, certo. Bene. Federica ci dice comunque anche sotto 5.000 euro va sempre stipulato un contratto. Sì, assolutamente. E i contratti vedremo anche noi di metterne sì, a disposizione. Va bene. E questo, c'è una domanda interessante riguardo la mensilità di luglio, sì, che se ancora non c'era un contratto in atto. Sì, allora luglio è adesso, quindi verrà pagato in agosto. Io dico semplicemente formulate un contratto e verrete liquidati. Nella peggiore delle ipotesi mettete a conto, ma non mi piace dirlo in pubblico, io credo che il contratto vada stipulato e poi verrà pagato, insomma, io direi di rimanere rigoroso. Anche secondo me, cioè nel senso, se devi essere pagato, non è che ci sia un contratto. È uguale con un istruttore che fa sia lezioni di gruppo, ma a volte anche individuali, ma secondo me se fai lezioni individuali devi avere una partita IVA, non puoi... Secondo me è consigliabile. Un'altra volta rispondo, se la vostra professione non abbiate paura ad aprirvi nel mondo professionale. Ok, anche qui insegnante di Pilates, fitness musicale, acqua fitness, come potrò lavorare? Meglio partita IVA o contratto? Ma già mi sembra di capire che se si lavora in più centri
Esatto. La partita IVA è già è la risposta più elastica. Io Marco, mi permetto di ripetermi ancora una volta, viviamo una metamorfosi, il legislatore vuole, attraverso che cosa poi ha fatto queste considerazioni? Attraverso tutti i benefit, virgolettato, dati in epoca Covid, si è reso conto che abbiamo 500.000 soggetti. Io credo che anche con i corsi che fanno da voi, no? È un metodo, è un modo per elevarsi intellettualmente. Quindi se questi signori è il loro lavoro, fatelo con professione, aprite la partita IVA, seguite corsi, anche quelli che fate voi il più possibile, perché è la loro professione, perché no? Io credo Tra l'altro noi siamo anche fautori, stando alla legge 4/2013, esatto. Che non basti avere il classico diplomino, deve essere un aggiornamento costante. E sapete anche voi che per mantenere il tesseramento FIF dovete fare almeno degli aggiornamenti tecnici, perché questo qualsiasi professionista li fa. Io credo, se mi è consentito, anche con questa rivoluzione, anche la Federazione Italiana Fitness, come vedo, si sta muovendo in maniera professionale, perché si è resa conto che è l'utenza che chiede la qualificazione, no? Quindi voglio dire, oggi non è un caso che molti soggetti, piuttosto che aprire una palestra vecchio stile, aprono dei centri di one to one, perché le persone vanno a cercare la qualità, la qualificazione. Orbene, questo è un incentivo che vi voglio dare, un entusiasmo che vi voglio dare. Se vivete nel mondo dello sport, fatelo diventare una vostra qualificata professione. Con la qualificazione vedrete che riuscirete ad alzare anche il cachet d'ingresso che il vostro cliente vi darà, sono sicuro. Ok, allora sulla partita IVA poi ti chiederò di dire quali saranno i costi, perché già ci sono delle agevolazioni che sono previste. Lavoro in 5SD, ma secondo me se si lavora in 5SD mi sembra che ti ha detto la risposta. Sono assistente FIN, questa categoria rientra nella riforma, sì, anche gli istruttori di nuoto rientrano nella riforma. Ok, Fabio, noi bisogna che ci organizziamo, nel senso che potremmo dare ancora 5-6 risposte, ma poi magari bisogna che le altre ci organizziamo per dare delle risposte, magari gli risponderemo alla mail o risponderemo nella chat pubblica, perché fra l'altro sono arrivate delle altre domande nei commenti pubblici, quindi è una storia infinita questa. È chiaro che poi non potremmo entrare nel dettaglio, Fabio si rende disponibile a me anche per fare consulenze private, poi eventualmente diamo il suo recapito. Allora, Laura, per sapere il nostro statuto è conforme, a chi mi devo rivolgere? A un commercialista? Un avvocato o un commercialista, sì. Nel RAS, Registro Attività Sportive, nella sezione Unilav, dobbiamo inserire tutti gli istruttori o solo quelli che superano i 5.000? Allora, qui una domanda alla quale voglio rispondere. Allora, parrebbe fine 5.000 no, io li inserirei tutti, però al momento rimarrei con questo tipo di suggerimento. Effettivamente ho letto fino a 5.000, però non ho avuto modo di approfondirlo meglio nella nuova disposizione che è uscita ieri sera. Ok, quindi adesso vediamo anche noi di dare questi facsimile di contratti. Sono da rivedere tutti, sia quelli fino a 5.000 che quelli sopra i 5.000, perché devono essere fatti. In vecchia maniera sono da gettare, perché non perfetto. Un amministrativo gestionale che lavora anche che lavora presso una SD con la partita IVA può essere anche lavoratore sportivo con Cococò? Sì. Ok. Quindi può svolgere le due attività, una come partita IVA dal punto di vista gestionale e dall'altra parte invece con Cococò? Direi di sì. I lavoratori sportivi
come potranno essere pagati? Questa è una domanda troppo generica, perché dipende come sono inquadrati, mi sembra di capire. Esatto. I contratti dovranno essere registrati sul sito di CEVI, sì. No, Sport e Salute, di? Dipartimento dello Sport, nel registro attività sportive dilettantistiche in apposito schema. I contratti li vedremo di darveli, dovranno essere registrati tutti i lavoratori, sì, il consiglio di Fabio, anche quelli sotto i 5.000 euro. Cosa cambia riguardo alla sicurezza? Oh, bella domanda. Allora, intanto premetto che non ho la slide del forfettario, ma lo posso raccontare. Allora, arrivo un attimo sulla valutazione dei rischi. Allora, provo a dare indicazioni proprio di massima, perché qua ci vuole del tempo. Come vedete, un'altra cosa che il legislatore vuole, qui mi ci vogliono 5 minuti, Marco, bisogna che li spendiamo, perché è una cosa importante che volevo dire, mi è sfuggita. La tutela dei minori, il decreto legislativo 39 è entrato a pieno titolo su questa normativa, e diciamo, sono pieno di carta, adesso appena trovo il decreto legislativo, poi vi dico, in tutti i casi il decreto legislativo 39 in qualche modo determina un obbligo per coloro i quali enti sportivi che si avvalgono di istruttori impongono agli istruttori la certificazione del casellario giudiziale. Poi entro nel merito della risposta della dichiarazione riguardo la certificazione degli impianti. Allora, i minori, per coloro i quali hanno contatti con i minori, devono essere certificati dal casellario giudiziale. Il casellario giudiziale determina la certificazione che il soggetto sia in corso antecedentemente a dei reati sulla pornografia, pedofilia, eccetera. E questo è un obbligo che onestamente non ho avuto modo di guardare nell'ultima disposizione di ieri sera, di quest'oggi, salvo la Gazzetta Ufficiale. Tenete conto che però è una imposizione che a breve verrà in atto. Era già una norma che era già stata intrapresa e verificata qualche anno fa, però è un obbligo che vi chiederei di guardare, cioè dire, per farla breve, presto all'interno degli enti sportivi, poi non so di quali dimensioni, ma credo che la dimensione non conti, e dovranno determinare dei modelli organizzativi che vanno a certificare che i propri istruttori e le proprie maestranze siano soggetti che appunto non hanno mai avuto problematiche nell'ambito dei reati sulla pornografia, mi pare. Secondo te basterà un'autocertificazione? Secondo me no, magari inizialmente, però, perché magari non riusciranno tutti a come un tempo, però questo è un obbligo che secondo me il legislatore, per la tutela che vuol dare ai minori, non solo nella scolarizzazione ma anche in questo senso, e anche per i reati che sono successi di recente su questo ambito, ci sarà un disciplinare molto molto preciso. Quindi anche qua invito gli ascoltatori di rimanere in allerta su questo concetto, magari Marco, saranno degli argomenti che approfondiremo quando vorrete voi, ma ritengo che su questo dispositivo occorre prestare davvero tanta tanta attenzione. Perché questo modello operativo consente agli enti di poter difendersi per non aver ottemperato ad un disciplinare che la legge disponeva. E do un consiglio alle associazioni sportive dilettantistiche: il prossimo consiglio direttivo di mettere in atto, di mettere nell'ordine del giorno la nomina di un consulente per questa tipologia di obbligo.
in modo tale che qualsiasi cosa che succede, date dimostrazione che avete, diciamo così, dato disposizioni per organizzare nelle vie più brevi un modello organizzativo di controllo per la certificazione a tutela dei minori. Per quanto riguarda invece l'argomento che vedete in sovraimpressione, vedete che la valutazione dei rischi è un concetto piuttosto difficile, perché noi abbiamo negli ambienti sportivi già un rischio insito, no? Quando c'è, non dico nel nuoto, ma quando c'è una squadra di calcio, quando siamo di fronte a una squadra di calcio, al rugby, al basket, eccetera, è insito, no? Un incidente nell'ambito dei rischi, per cui c'è un rischio che viene detto accettato. Allora il problema dove sta? Sta nel fatto che attendiamo anche in questo caso disposizioni più precise per poter dare indicazioni altrettanto precise agli enti che lo richiedono, però questa valutazione dei rischi sugli impianti va fatta, questo è un dato preciso. E quindi è un DVR a tutti gli effetti? DVR a tutti gli effetti, sì. Magari sarà mitigato. Ci dovrà essere un professionista che lo redige. Assolutamente, assolutamente. Okay. Perché vedete, quello che questa slide che vedete è sovraimpressa, è evidente che un incidente, diciamo, durante una gara possa avvenire, ed è intrinseco all'attività sportiva. Quindi la valutazione dei rischi potrà essere semplicemente quella che i soggetti che in contrasto abbiano magari una divisa o un qualcosa che sia disposto dalla federazione stessa, no? È evidente, giusto? Sto pensando all'interno di una sala fitness con dei pesi che si muovono, dei carichi. Infatti, ma il tema è proprio questo, no? Quindi mi chiedo, però tu sai meglio di me che capitato che un macchinario non proprio performante abbia determinato lo schiacciamento di un alluce durante un esercizio, ma sappiamo che è successo tanti anni fa, ma è altrettanto vero che ci sono degli attrezzi magari che sono un po' vecchi e potrebbero effettivamente essere non conformi ai rischi, no? Sei d'accordo, giusto? Assolutamente. Perché qualcuno ha ancora attrezzature che pur essendo ancora assolutamente utilizzabili per gli effetti, diciamo, che devono avere, ma hanno qualche caratteristica un po' vecchia che possono determinare qualche rischio, d'accordo? Assolutamente. Dunque, nei co-co-co quali saranno le imposte da pagare per società istruttori? In parte lo hai già detto. Abbiamo visto prima, fino a 5.000 niente, superiore abbiamo visto l'incidenza del 25 nella misura del 50%. Per cento il INAIL l'abbiamo stralciata, quindi siamo un bel pezzo avanti, come si suol dire. Ok, direi, per la possibilità di avere delle consulenze private, direi che anche nei commenti puoi mettere, Fabio, la tua mail, contattare. Non ci sarà necessità, credo, vedrai che basta una risposta un pochino più precisa ad un quesito preciso per... anche perché adesso anticipo quello che verrà detto dopo, avete scritto diverse cose anche nei commenti, compreso anche dei grazie per questa diretta. Chi ha fatto delle domande lì, se per favore le rinoltra sotto forma di mail e poi cercheremo quindi di accumularle. Mattia da Parma, avendo solo Cococò sportivo è necessaria tutta la trafila sulla sicurezza? Direi che hai appena risposto, perché tutti dovranno mettersi in regola sotto questo aspetto qua. Certo. Adriano, è vero che se si lavora in più strutture bisogna aprire partita IVA? Sembra proprio di sì. Esatto. Che domanda sei che ti seguo? 26. Ok. Conciliazione della carica di presidente non retribuita al lavoro sportivo? Direi di sì. Direi di sì. Ecco, questo che io chiedo cortesemente che venga seguito è che qualora ci sia il presidente che è anche istruttore, che il consiglio direttivo deliberi il fatto che viene conferito incarico, ma lo farei passare anche dall'assemblea alla prima occasione utile.
per evitare che ci sia conflitti di interesse. Mi sembra un ottimo suggerimento. Questa è una bella domanda. I controlli sanitari, visto che si può parlare di medico del lavoro anche. Allora, anche qua purtroppo non mi avete dato il tempo e vi devo dire, se lo trovo... Ma dai, che vai a memoria. Sì, no, volevo farvi vedere che mi piacciono queste meravigliose slide, ma comunque sì. Allora, è obbligatorio per gli istruttori avere la certificazione medica. E quindi vedete un po' dove siamo. Siamo che al decreto legislativo 82-33, sorveglianza sanitaria e l'attività sportiva sotto controlli medici, per compenso annui non superiore dello 5.000, prescrizioni sembra di sì, mi rispondo, facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria, quindi per coloro i quali hanno, diciamo, qui però potrei essere smentito dal nuovo decreto, e mentre sugli altri generalmente vedete che vi è l'obbligo degli istruttori, che gli istruttori siano sottoposti a controlli medici. Da parte dell'ASL? Da parte di chi? Allora, ci dovrebbe essere, addirittura verrà implementato, istituito probabilmente anche dalla regione, comunque l'ASL, che determinerà questi controlli. Quindi in qualche modo saremo più precisi nel dire chi andrà ad essere autorizzato a questi controlli. All'articolo 33, adesso non me lo trovo sotto mano, dovrebbe essere disposto, cioè ci dovrebbe essere anche l'ordine dei medici sportivi, che poi darà delle indicazioni più compiute riguardo queste disposizioni. Comunque la risposta è sì, arriveranno anche questi obblighi da parte degli enti sportivi, che dovranno tenere quindi anche delle schede all'interno dell'ente, in questo caso obiettivamente con dei carichi di costi che andranno ad aggiungersi probabilmente al resto. Nelle forme di pagamento, domanda 28, ci saranno delle specie proprio di buste paga per chi avrà una... Fino a 15.000 euro no, però tenete conto che il Dipartimento dello Sport, quindi dal 1° di luglio nella zona del RASD, ha istituito diciamo così, un impianto informatizzato che consentirà a tutti voi di potervi accedere, perché verranno tutte le norme del libro unico del lavoro, sia quello della comunicazione che sono obbligatorie, diciamo con il tempo di 30 giorni successivi, tutte le comunicazioni riguardo il lavoro sportivo sono tutte all'interno. Tenete conto che ho perso il filo, quella domanda. Ci saranno delle vere buste paga. Ecco, sulle buste paga fino a 15.000 euro no, ci saranno delle autocertificazioni che verranno rilasciate via via con dei moduli che verranno predisposti da parte del percettore. Sopra i 15.000 euro sì. Ok. Per le partite IVA non cambia nulla, perché continuano. Per le partite IVA non cambia nulla. Per l'educatore posturale abbiamo già risposto, sì, può, però nell'ambito di tutti quei limiti che esatto, devono confinare esatto, in altre professioni. Secondo il mio commercialista è possibile continuare a corrispondere ai collaboratori il compenso per prestazioni sportive entro i 5.000 euro nel periodo da luglio a dicembre 2023. Ma certo che sì, ma sì, voi potete darne anche 50.000, non c'è problema, non c'è il limite del quantum, c'è il limite degli orari, sono le 24 ore settimanali. Qui lui parla di 18 ore, ma 18 ore non parla da nessuna parte, si parla delle 24 ore. Sì, cioè tieni conto che ancora deve uscire in Gazzetta Ufficiale, fino a ieri erano 18 ore, si parlava di 20, si paventavano le 24. Ah, quindi è 18 ore settimanali, 18 ore. Okay. No, però adesso sono 24, se vai in Gazzetta sono 24. Quindi ci sono dei moduli, domanda 32, i collaboratori sotto i 5.000 euro, c'è già un contratto tipo? Contratto tipo è da zero in avanti. Ok. Contratto di collaborazione sportiva... cambierà in contratto standard del lavoro, sì, no. Ci sarà più la vecchia collaborazione. Sì, però è un contratto di lavoro sportivo secondo le disposizioni del decreto legislativo 36 che stiamo commentando.
cosa cambierà per il personal trainer? Come ha detto prima Fabio, non cambia nulla, cioè nel senso che no, attualmente può continuare a lavorare tranquillamente. Io il personal trainer, ma lo vedo solo con partita IVA, però. Sì, certo, oltretutto no, se fattura a un ente sportivo ha fino a 15 in esonero d'imposta, e quindi con la previdenza nella misura del 50% escludendo i primi 5.000 euro, quando fatturerà ad una privatamente, ho fatto l'esempio di una catena alberghiera o di un resort eccetera, e lì dovrà splittare, fare lo spin off quando chiuderà la dichiarazione dei redditi, perché in parte saranno contratti sportivi in esonero fino a 15.000 euro, quando farà il libero professionista verso un privato o verso un resort turistico dovrà applicare le norme ordinarie. Ok, quindi cambiano, però come trovate anche sui nostri social, c'è un intervento di Martinelli che parla specificatamente, attualmente non c'è l'esclusiva del personal trainer per le scienze motorie, giusto o sbagliato, non stiamo a discutere, però in questo momento non c'è un'esclusiva. La raccomandazione che do io come Fabio a tutti, specializzatevi il più possibile, per cui chi può... Guardate che iscriversi a una facoltà di scienze motorie non è una cosa improba, si può fare, e questo sicuramente vi pone a un livello di specializzazione superiore, che stiamo andando sempre più verso una richiesta di professionalità, questo è indubbio, per cui soprattutto quelli più giovani eccetera, il mio consiglio, chi può, chi ha voglia di mettersi in gioco, mettersi in un percorso universitario è certamente la scelta migliore, però attualmente non c'è questo obbligo. Allora, 35 e poi mi fermerei. Un collaboratore che per anni ha avuto contratti di collaborazione può aprire partita IVA? Certo, con gli sgravi dell'ultima riforma. Allora, quello che io dico, attenzione, se avete l'intenzionalità dell'istruttore che ci segue, quella di aprire una partita IVA, attenzione a che a luglio non vada a percepire alcunché da nessuno come contratto sportivo nuova normativa, perché a quel punto gli viene inficiata la possibilità di aprire la partita IVA forfettaria col 5% di agevolazione. Perché vi dico questo? Perché la norma dice che chi apre la partita IVA non deve mai aver avuto un rapporto di lavoro, perché adesso è lavoro sportivo dal primo di luglio, quindi se voi percepite una somma a titolo di decreto legislativo 36 di compenso di lavoratore sportivo e poi volete aprire la partita IVA, non potete più aprirle con i benefici del 5%, quindi attenzione, questo è molto importante. Se per caso avete già maturato l'idea di diventare professionisti nel futuro, attenzione a rinnegare qualsiasi emolumento di luglio, perché questo potrebbe bloccarvi l'agevolazione al 5%, quindi tassazione cioè molto agevolativa, quindi vi pregherei di prestare attenzione. C'è una domanda sui protocolli per minore, abbiamo appena risposto, ancora non ci sono indicazioni specifiche, però certamente raccomando il consiglio direttivo di dare immediatamente, di prendere atto che nelle vie brevi si dovranno le determinazioni per questo MOC, questo modello organizzativo. Allora, chi andrà qui a percepire il compenso di luglio, quindi che verrà pagato ad agosto, può ricevere un bonifico? No, se non c'è un contratto. Io ritengo che sarebbe bene sottoscrivere un contratto, perché comunque altrimenti il bonifico a pro di che cosa? Io preferirei che, tanto un contratto ci vogliono 5 minuti a leggerlo, no 5 no, 10 minuti a leggerlo, 5 minuti per sottoscriverlo, 2 minuti per sottoscriverlo, quindi credo, chiedo e esorto a formulare i contratti. Chiaramente lui in questo caso, Debora, è anche presidente della SD oltre che insegnante, dicevi prima che sarebbe meglio che questa cosa fosse specificata. Sì, perché c'è un conflitto di interessi, consiglio direttivo, meglio ancora, no, consiglio direttivo è ratificato dall'assemblea appena possibile. Ok, questa qui... Dunque, per insegnare matematica, scienze e storia nella scuola della pubblica istruzione, quale procedura bisogna seguire per poter fare anche l'istruttore nella scuola di danza? Questa non l'ho capita. Che quesito sei?
37, la parte finale, per insegnare matematica, scienze e storia. Allora, semplicemente, siccome lei è insegnante pubblica, mi pare di capire, deve inoltrare domanda al provveditorato, credo, degli studi e chiedere di poter intraprendere l'attività di lavoratore sportivo come collaborazione coordinata continuativa e chiedere l'autorizzazione, silenzio assenso, dopo 30 giorni. Ecco, qui c'è una domanda interessante, sempre nella 37. Le scuole di danza, come in tutte le SD, sono ancora obbligate a mantenere delle attività durante l'anno che siano agonistico, comunque che siano di verifica? Guardate, io tal riguardo chiedo sempre che l'ente in qualche modo, anche per loro, anche internamente, facciano concorsi, cose. Perché è insito nella loro attività istituzionale, i bambini devono stare insieme, devono confrontarsi. I famosi saggi. Io credo che non è obbligatorio, è doveroso. Ok. Quindi ho già risposto. Verranno fatte dei corsi per la sicurezza sul lavoro? È probabile, perché dipenderà probabile poi dal tipo di attività fisica. Probabile, sicuramente. Chi dovrà farli? Aspettiamo di sapere. Sì, sicuramente. Il defibrillatore è già obbligatorio? È già obbligatorio. Quindi in tutte le forme associative è già obbligatorio, e anche il corso di primo soccorso. Ci vorrà qualcuno che sia, diciamo, che abbia fatto il corso, quindi è chiaro. 38 contributi INAIL, direi che a questo punto sono stati... Salvo essere smentito brutalmente oggi che in Gazzetta Ufficiale viene riportato l'obbligo. Vabbè, ahimè, io l'ho detto per come l'ho letto. Sì, quindi anche la 39 riguarda l'INAIL, aspettiamo che esca in Gazzetta Ufficiale. Esatto. Avrei 40, in merito alla fatturazione con partita IVA da emettere ad associazioni sportivi, con quali percentuali di IVA ritenuta possono essere emessa? Se è forfettario, niente, se non è forfettario, l'IVA al 22. Ma io direi che la maggioranza dei detentori di partita IVA sono dei forfettari, perché il margine è 60.000, Fabio? Adesso pare aumentato 85, potrei dire una fesseria, perché mio malgrado non seguo i forfettari da una vita e li fanno i miei collaboratori. Ragazzi, però... beati tecnici sportivi che fatturano più di 85.000 euro, perché esatto. non ne conosco tanti. Esatto. Allora, vediamo un po'. 41 Roberta, il massimale che si può raggiungere senza partita IVA? No, questa è una domanda che non... Cioè, nel senso, qual è il limite? Non c'è limite. Io posso anche rimanere come contratto di lavoratore sportivo a 50.000 euro all'anno? Assolutamente. Ok. Viene pagata dando il limite delle 24 ore, salvo lo incido un'altra volta come concetto. Le 24 ore uno le può anche superare, però è la prova contraria che deve essere data dal lavoratore che fa causa al dante causa, capite cosa voglio dire? Quindi le 24 ore sono come limite entro il quale si può stare sereni. Però devo dire che anche superando, torno a ripetere, le 24 ore il contratto sportivo può rimanere, salvo la prova contraria che deve essere data dal lavoratore che dice: ma io sono un lavoratore subordinato, non mi ha messo in regola. Per quanto riguarda quindi... dovremmo aver risposto, insomma. Ecco. Sì, no, assolutamente. Così come per l'apertura di partita IVA, quando è obbligatoria? Ma mi sembra di capire che già quando lavori in più centri la partita IVA è la risposta più consona. Esatto. Dunque, piccola SD, corsi serali, fitness, tango, avevamo anche con i bambini, abbiamo mantenuto anche... Al momento gli istruttori sono rimasti solo due, abbiamo... mettiamo sale comunali, di questo vedo, capito... Ma non è detto che sarà devastante questa nuova riforma, anche se è una piccola ASD? No, appunto. Ma perché anche i costi si saranno estremamente contenuti. Nessuno, dico, perché fino a 5.000 euro non pagano niente, né di previdenza, né di niente, quindi questo signore può continuare così com'è, mantenendo... Cioè, qui parla di istruttori che fanno 8-9 ore a settimana, secondo me saranno sotto i 5.000 euro, quindi... Faccia il suo bel contratto sportivo, non gli cambia nulla. Ecco, sulla sicurezza del lavoro aspettiamo di avere qualche informazione in più. Aggiungo,
alla luce di questa disposizione, che essendo così piccola non superi 100.000 euro, qualora se avesse anche un numero inconsistente di collaboratori, comunque a qualora dovesse pagare la previdenza superando quei famosi 5.000 euro, perché la previdenza si attacca a 5.001 centesimo, questo ente, essendo così piccolo, potrebbe andare in compensazione depositando in bilancio al RAS, ve lo ricordate prima che ho detto, no? Il legislatore molto attentamente dice le piccole entità, anche se dovessero avere dovessero corrispondere dei danari in ordine alla previdenza, verrà consentito loro di andare in compensazione. Quindi questo signore può stare tranquillo che anche qualora avesse dei collaboratori, superasse i 5.000 euro, quella previdenza gli va in compensazione. Ok, qui abbiamo lavoro con a tempo indeterminato, quindi ho già il 7.30, la sera collaboro occasionalmente con due centri sportivi. Ecco, qui abbiamo già risposto più volte, ritengo che qui dovrà esserci una pronuncia dell'organo, diciamo, del nostro ministero, che ci dica se obiettivamente un soggetto che fa 3 ore di palestra, 3 ore di insegnamento alla settimana, da una parte, 2 dall'altra, fagli aprire la partita IVA, mi sembra una fesseria. Probabilmente queste cose rientreranno nella collaborazione occasionale. Ok, qui abbiamo un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che gli hanno già preparato al di sotto dei 5.000 euro. Al momento del 7.30 prossimo dovrà presentare la certificazione unica? Se anche la presentano è a zero. Per cui è a zero, perché tanto è esente sotto i 5.000. Esatto. Qui ci parla del certificato penale, penso che si rivolga per i minori. Per i minori, sì, quello che abbiamo detto prima, che il casellario giudiziale, sì, per le ragioni che abbiamo visto, quindi tra l'altro il decreto legislativo 39 lotta contro lo sfruttamento più compiutamente sessuale dei minori. È molto delicato e la disposizione normativa di riferimento è la 313 di PL 313 del 2002, che è con il 25 bis. Comunque so che vi annoio con le leggi, ma bisogna andarsela a guardare. Credo che sia una delle questioni più delicate oggi, ma incido su questa cosa perché attenzione ai presidenti, agli amministratori, perché è una cosa un po' delicata. Quindi voglio dire, attenzione. Allora sì, poi abbiamo la 42 che dalla Sicilia lavora con più centri, bisogna aprire partita IVA, purtroppo sì, mentre se invece si lavora con un unico centro, tranquillamente si può andare a fare un contratto di collaborazione. Ok, ascolta Fabio, siamo quasi alle 2 ore, direi di... Noi possiamo continuare, io non ho nessun tipo di problema, dipende da voi. Diventa molto pesante. Possiamo andare avanti ancora un po'. Siamo altri 10 minuti, dai, poi dai. Associazione sportiva, domanda 43, partita IVA forfettaria, il presidente a partita IVA forfettaria come personal trainer. Questo ruolo è compatibile con un co-co-co come direttore tecnico? No, se c'è già una partita IVA come personal trainer. Viene attratto dalla partita IVA, mi raccomando anzi. Sì, tra l'altro la partita IVA fino a 15.000 euro nel esonero d'imposta, da 5 in avanti previdenza, voi capite bene, aggiungo che finalmente anche i personal trainer, gli istruttori, finalmente, anche se poco, verseranno una percentuale per la propria previdenza. Ecco perché dico, se fate i professionisti, fatelo fino in fondo, diventate esperti, lo siatelo sempre di più, ambite a farvi pagare sempre di più perché sarete diventati dei professionisti importanti. E perché poi alla fine dovete pagare anche la previdenza, perché poi vi trovate, come già capita, le persone già adulte che poi purtroppo si trovano senza. Questo è veramente, ecco perché dico, Marco, dottor Neri, il tema del lavoratore sportivo per me è minima parte rispetto alla rivoluzione. La rivoluzione è un'altra, è concettuale, nel senso che chi lavora all'interno dello sport deve essere regolarizzato. I lavoratori sportivi devono essere tutelati quando si fanno male, devono essere in linea, vedremo un po' gli enti cosa faranno, ma sicuramente devono anche valutare la previdenza di un futuro loro diciamo pensionamento, perché comunque è un concetto che fino ad oggi non era mai stato menzionato. Dunque
guardiamolo con positività, Statale part-time, precaria, può avere un co-co-co di 6-7 ore alla settimana, certamente, cioè anzi, direi però che attenzione, statale deve avere il permesso dell'ente. Se è pubblico, sì, è statale, quindi è pubblico, ok? Deve avere il permesso da parte dell'ente. Documento di valutazione dei rischi, direi che ancora siamo in attesa di avere più informazioni. Diciamo che comunque è obbligatorio, direi, di cominciare a metterci mano, Ok, anche in quel caso sarebbe opportuno che il direttivo dell'associazione dicesse che si stanno interessando per dare un incarico a un professionista. Mai, giusto, corretto, così come per i bambini, così come anche per la valutazione dei rischi. 46, compensi erogati entro giugno, ma questi sono ancora al di fuori. Allora entro giugno, ma attenzione, devono essere liquidati entro giugno, altrimenti se pagati a luglio rientrano una nuova normativa, E quindi devono avere il contratto nuovo. Ecco, aggiungo a livello che non ho detto prima, è importante, seguitemi in questa fase, perché purtroppo in questa fase, perché ho detto molte cose, tenete presente che dal primo di luglio cambia la norma, ma per i 15.000 dobbiamo sommare anche quello che abbiamo preso dal primo di giugno al 30 di giugno, quindi 15.000 vanno sommati, seguite cosa voglio dire, quindi supponiamo di aver preso 5.000 euro dal primo gennaio al 30 giugno, vecchia normativa, nuova normativa primo di luglio, sommiamo i 5.000 euro per la sommatoria dei 15, capito? E quindi passo i 5.000 e vado verso i 15. Esatto, quindi mi ero dimenticato prima, quindi questa è una cosa importante. E infatti è il seguito di questa domanda, il limite di 15.000 euro entrato in vigore a luglio, si conteggiano per intero o per dodicesimi? No, si sommano a quelli si che sommano. Hai fatto prima. Reddito, un lavoro di reddito da un lavoratore dipendente in un'impresa assicurativa e ha una SD per i corsi serali come titolare e insegna. Che tipo di contratto di lavoro posso considerarmi secondo la nuova legge? Un collaboratore, un volontario, un lavoratore sportivo? Sì, un lavoratore sportivo. Lavoratore sportivo, certo. Ma non è il caso, se è solamente con un'unica SD non occorre anche la partita IVA. No. Facciamo Lilia e poi direi che chiudiamo. Partita IVA per Pilates tranquillamente non cambia nulla. Vorrei aprire un mio studio. No, in realtà cambia, perché con la nuova disposizione siamo sempre là fino a 15, l'IRPEF non c'è, da 5 in avanti previdenza, quindi è sicuramente molto molto positivo come disposizione normativa, perché alleggerisce sostanzialmente l'istruttore rispetto a prima, salvo che la sua partita IVA non la utilizzi per, torno a ripetere il classico esempio, che a un centro turistico a quel punto sdoppia la legislazione, quindi una agevolativa, l'altra no. La normativa per aprire uno studio sono normative comunali e quindi bisogna che si informi. Io qua voglio dare a Lilia un consiglio. Occorre attenzione. Attenzione, libero professionista o ASD, con la nuova disposizione che oggi stiamo commentando, in realtà ci consente una risposta piuttosto articolata. Tenete presente che ci sono degli opifici che non hanno, e parlo per un ASD, che non hanno, o un SRL dilettantistico sportivo, che non hanno la destinazione d'uso compatibile. Con la nuova disposizione normativa il legislatore ha capito che ci sono degli opifici che, pur non avendo una destinazione d'uso adeguata all'ente sportivo, possono ben attagliarsi l'attività, mi seguite? E quindi il legislatore dice: non mi importa nulla se quel luogo non ha una destinazione specifica, purché abbia le caratteristiche adeguate, quindi la destinazione viene eliminata. Non sono un geometra, quindi però posso essermi espresso non adeguatamente, però per farvi capire che c'è un'apertura, quindi se un opificio anche non ha una specifica destinazione d'uso per l'attività sportiva, si possono intraprendere attività per un SRL, per un SD. Gioco forza e rispondo al libero professionista, dico, e sono diverse le risposte. Un SD c'è questa modifica in corso. Per la libera professione comunque, per entrambi
consiglio la nomina di un geometra che vada in comune e faccia le verifiche del caso, perché dal mio punto di vista non potete aprire attività se non sono consone all'altezza, alla reazione, eccetera, perché potreste incontrare in situazioni molto, molto compromesse, alla luce del fatto che, anche se fatti personal trainer, mi consta che la reazione deve essere in un certo modo, l'altezza anche, e quindi insomma non azzardatevi a fare attività in luoghi che ragionevolmente non sono deputati per quel tipo di attività. Sempre affidarsi a un professionista che vada a valutare i regolamenti. Perché è il migliore investimento che potete fare, perché poi quando fate firmate un contratto e fate degli investimenti, poi dopo non tornate più indietro. Quindi io raccomando la massima attenzione a Lilia in questo senso, che nomini un tecnico che costano poi veramente poco rispetto all'utilità che ne deriva. È chiaro che se lavora come professionista non gliene frega niente che il Pilates non sia riconosciuto dal CONI, a parte che viene riconosciuta come attività ginnastica. Ma a questo punto il problema è, se io ho un'istruttrice o un istruttore che mi dà una mano, partita IVA sarà un istruttore con partita IVA, altrimenti abbiamo la subordinazione qua in questo caso, ragazzi, perché siamo personal trainer, Presenza di doccia, questo è il regolamento comunale, ma quasi sempre è quasi normale. Obbligatorio. Ma un'altra cosa che stavo dimenticando, Marco, nel nuovo decreto legislativo che sta passando in Gazzetta Ufficiale, il legislatore ha aperto molto di più rispetto a prima le attività paralimpiche, che prima ogni tanto se lo dimenticavano nelle frasi. Ecco, questo è importante, che abbiate contezza nei vostri club di dare spazio ai diversamente abili, massima raccomandazione, perché poi i vostri club oggi, con le certificazioni degli istruttori, con le certificazioni dei bambini, con le certificazioni degli impianti, voi dovete bollinarvi, far parte di club autorevoli, perché il legislatore in realtà sta mirando a una grande professionalità dei vostri centri, capite cosa voglio dire, no? Quindi ha tutto un senso quello che sta accadendo. Tutte le attrezzature presenti in un centro aperto al pubblico devono essere certificati CE, non, le stesse cose che voi mettete in casa non è detto che vadano bene, anzi quasi mai vanno bene in uno studio aperto al pubblico, quindi devono rispettare una normativa di sicurezza, dovete essere sicuri che quell'oggetto è adatto per essere inserito. L'abbiamo replicato pochi minuti fa, è chiaro che se voi avete un attrezzo che non è certificato e uno si fa male, poi è un problema, perché voi sapete che gli attrezzi di Tecno Gym o di altri di Panatta di 40 anni fa avevano dei gradi di non c'era l'obbligo di certificazione CE. Adesso invece sono anche fortemente certificati, perché è quasi impossibile farsi male, insomma. Ecco, su quanto retribuire i propri collaboratori ci dispiace, ma queste sono cose che pagateli molto, trattare con loro. Ok, ascolta, siamo a più di 2 ore di video, Fabio. Gli specchi dello studio devono essere a norma. Certo che devono essere a norma. Quindi dove li acquistate dovete chiedere se quell'attrezzatura è idonea ad essere inserita in un locale pubblico. Ci deve essere ci mancherebbe altro, voglio dire, uno specchio che si infrange, ragazzi, è un problema, se non è certificato. Assolutamente. Allora, io farei in questa maniera. Tutte le altre domande, ti va bene, Fabio, se ci organizziamo per dargli una risposta sintetica a livello privato proprio? Sì, sì, io entro lunedì, gliele mando. Non c'è dalla 48 in poi, quindi vi arriverà tramite la mail che avete usato per mandare la vostra domanda, vi arriverà una risposta del professor Fraternali. Quelli che hanno scritto sui commenti in questa chat, li invitiamo a fare la stessa procedura, cioè mandate la stessa domanda che avete, la mandate via mail e poi cercheremo di rispondere. Non escludiamo di fare, visto il successo di questa diretta, sono convinto che la vedranno in tantissimi, vedremo magari di farne un'altra, anche perché abbiamo visto che stanno uscendo sempre nuove indicazioni per andare a perfezionare questo
questo percorso. Fabio, non so se tu vuoi dare un tuo recapito o vuoi che lo scriviamo. Ma no, ma ci pensate voi, sai, io preferisco. Allora, va bene, allora scrivete a FIF se avete bisogno di un contatto per una consulenza privata e professionale con il dottor Fraternali, scrivete a FIF e vi daremo i contatti con cui scrivere. Ragazzi, siete stati tantissimi, io non pensavo che ci fosse stata una cosa del genere. Guardate che l'argomento è vastissimo ed è molto importante. Fabio ha cercato di fare 40 minuti iniziali dove vi ha dato le dritte generali, poi siamo andati a rispondere una a una alle vostre mail. Io credo che il servizio sia eccellente. Ringrazio Fabio per la professionalità e per la pazienza. Allora, mandate le mail che state scrivendo sui commenti, mandatele a FIF, cercheremo di rispondere. Guardate che è difficile avere un professionista che si rende così disponibile, per cui veramente un grazie a Fabio Fraternali per questa sua disponibilità. Cosa che non è contenta mia moglie, ma ormai... Sì, immagino. Allora, daremo una risposta a tutti, anche a quelli che non l'hanno avuta durante queste due ore abbondanti di diretta, e poi proseguiremo. Grazie per i vostri ringraziamenti, perché ci danno la misura che ci stiamo muovendo nel modo giusto. Grazie ancora Fabio per la tua disponibilità e la professionalità. Io vi lascio con questa ultima slide e tenetela bene in considerazione, perché c'è un mutamento genetico, al di là della foto del ciclismo che è la mia passione, però voglio dire, vedete che c'è un'evoluzione sotto. Io raccomando a voi di magari fare un esame di coscienza per sapere se questo è il vostro futuro, percorretelo fino in fondo con una grande volontà di miglioramento e tutto sarà tutto molto più semplice. Il legislatore vi ha dato la possibilità di farlo, quindi se sarete bravi avrete grandi soddisfazioni. Intanto grazie a tutti voi, spero di non avervi annoiato. Grazie. No, non credo. Fabio, ci sentiamo per telefono. Un saluto a tutti. Sì, okay, ciao. Ciao.